Il consigliere regionale Donato Di Matteo svela tutti i retroscena delle ultime settimane politiche, dal risultato delle elezioni provinciali a Pescara alle dimissioni dell'assessore comunale Diodati, fino all'appoggio di Giovanni Legnini, purché ci siano, dice Di Matteo, reali elementi di discontinuità dal passato. C'è un percorso da fare, bisogna capire come viene affrontato la questione, e ho detto pure che io guardo molto bene e attentamente a quelli che sono gli amici di questo viaggio, perché se c'è un pericolo per lui, che è un mio grande amico, io lavorerò affinché lui non venga mischiato in una storia che ha come prospettiva la sconfitta. Ma io non sono più né del centro-sinistra, perché l'ho detto, non sono del PD, non sono nemmeno dell'EU, io sono dentro una lista civica che vuole ritornare a far parlare di politica alla gente, la gente comune, parlare delle questioni che riguardano le persone, le difficoltà delle persone. Va detto in maniera chiara che noi andremo laddove c'è la possibilità di condividere con altri un programma, una strategia e la certezza di uomini capaci. Discontinuità è l'elemento più importante, perché la gente, non lo dico io, lo dice la gente, e io tra l'altro sono stato convinto dai primi giorni che ho visto lavorare questa compagine di governo, per cui ho fatto una battaglia, altrimenti non darei seguito a quello che è stato il mio scontro e confronto continuo dentro questa maggioranza. Discontinuità netta, allargamento, processi partecipativi, programmi adeguati, seri, e soprattutto uomini che rappresentano la serietà del nostro Abruzzo.